tutto inutile. Non accetterà mai di venire con te. Posso convincere. Abbiamo infranto le regole, per lei non conta. Owen. Sono io. Che ci fai sveglia? Stavo cambiando le garze a Yara. Incredibile, già in piedi. Le iene non scherzano. Posso andare e tornare? Perché stanno litigando? No, vaffanculo, Yara! Io non ti lascerei mai. Lev vuole restare a Seattle. Ma Owen li ha invitati a Santa Barbara. È tipico di Owen. Ormai l'avrai convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Ma non se vieni tu. Cosa? Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Iene cambia idea e si converte. Non c'entra Owen, vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una stronza, Abby. Lo sei sempre stata. Non sei cambiata. Vuoi aiutare quei ragazzi? Esci dalle loro vite prima di rovinarle. Fanculo. Abby. Bella maglia. Stai bene? Il tuo braccio va un po' meglio di stamattina. Lev si è convinto. Lo farà. Mi potresti aiutare a cercarlo? È abbastanza agitato. Certo. È corso via di qua. Lev! Lev! Torna qui, per favore! Perché Lev non vuole andare a Santa Barbara? È preoccupato per nostra madre. Per cosa le succederà a causa nostra. E fa bene? No, ora deve pensare solo a salvarsi. Cosa rischia tua madre? A volte i genitori sono chiamati a espiare i peccati dei figli. Ma lei è molto devota. Non avrà problemi. Esiste un modo per aiutarla? Non accetterà mai di partire. Questo è certo. Ma non so cosa potrebbe fare a lei. Lev, mi dispiace. Lev, vieni fuori. Lev. Dai, Lev, vieni qui. Lev!
Lev! Guarda. Chissà se l'ha visto. Lui adora gli squali. Adora gli squali, ma odia l'oceano. Ti ha raccontato molte cose. Sì, la paura di morire fa miracoli. Sei stata coraggiosa. Non direi. Non so come ringraziarti. Non devi. L'ho fatto per me. Lo senti? Lev! Ehi, sei qui. Tranquilla. Tranquilla, vuole solo giocare. Ehi, bella. Cos'hai lì? Non ti fa niente. Ok, guarda. Vai, prendilo. Forse ha ancora voglia di giocare. Ok, un'altra volta. Sì, veloce. Vuoi provare? Non credo sia una buona idea. Non proverà a mordermi, vero? No, promesso. Posso rifarlo? Lei non chiede altro. Lev! Perché fa così? Pensi sia possibile che convinca tua madre? Se l'avesse visto in quel modo, l'avrebbe strangolato a mani nude. Che cosa ti ha detto? Beh, non molto. So che alcune persone lo chiamano Lily. Per molto tempo non riuscivo a capire perché volesse mettere in dubbio le leggi, le tradizioni. E quando mi rivelò i suoi veri sentimenti, io gli risposi di tenerli nascosti. Perché speravo fosse solo una fase. Mi è sembrato sereno per un po'. Ma poi si è rasato i capelli. Come fanno gli uomini. Era un suicidio. E siete fuggiti? Prima l'ho insultato. L'ho colpito. Dio, che stupida. E io ho un'idea. Lo tiriamo su di morale. Vieni.
Perché si è deciso proprio ora? A rasarsi, intendo. La settimana scorsa ha conosciuto il suo ruolo. Voleva essere un soldato come me. Ma la comunità l'ha offerto in moglie a un anziano. È tradizione. Povero Lev. Dov'è Santa Barbara? È in California. Dov'è la California? Sì, ecco, vedi, qui c'è Seattle e questa è Santa Barbara. E la nostra isola? È troppo piccola, ma sarebbe qui. È lontana. Già. Bene. Deve essere rimasto qualcosa qui in giro. E questo? È perfetto. Me l'ha torto, sai. Sei una bella persona. Non mi conosci. Quanto basta. Abby, la smetti di rubare la mia roba, ti prego. Scusa, non sapevo che tutto nell'acquario fosse tuo. Sì, beh. Il mio acquario, le mie cose. Scherzavo. Serviti pure. Tu no. Hai visto Lev? Sì, là nel corridoio. Posso parlarti? Ti raggiungo. Non ha capito che scherzavo. Non ci so fare. Già. Tu vai forte, invece. Allora, vieni a Santa Barbara, vero? No, non posso. Perché? Lo sai perché. Senti, troveremo un modo. È troppo tardi. No, no, non è vero, lo so. Lo so che è un vero casino. Lo so. Ma possiamo essere felici. Abby. Nessuno ce lo impedisce. Sentito. È andato a cercarla. Cercare chi? Sua madre. Lei lo ucciderà, Abby. La barca è pronta. Non ancora. Quanto tempo ti serve? Qualche ora. Cazzo. Lo raggiungeremo con una delle barche al porto. Ehi, l'ho appena operata. Sto bene. È l'unico modo. Vengo anch'io. Owen! Stanno andando sull'isola. Appunto. Non posso farla andare da sola. Sì, invece. Posso aiutare? Sì, restando qui e aggiustando la barca. Hai le tue priorità. Yara, andiamo. Ecco il porto. Come stai? Tutto bene. Ok.
è una base di lupi. La usiamo come molo per le barche. Ok. Non ce la farò mai. Vieni. Ti aiuto io. Faccio io. Andiamo. Attenzione. Come pensi di arrivare al tuo villaggio? Lungo la costa ci sono punti ciechi per la tratta. Poi seguiremo le strade secondarie. Sono sicura? È la via meno rischiosa. C'è qualche speranza che Lev cambi idea? Nessuno. È troppo ostinato. Ma ha capito cosa lo aspetta? Credo di sì. Ha un debole per quella donna. Direi. È la sua mamma. Sì, beh. Lei non la vede così. Come arriviamo al porto da qui? Facciamo il giro. Da questa parte. Cerca di non bagnare il braccio. Sarò pure qui. Aspetta, faccio io. Dai, entra.
Vieni, passiamo da qui. Forza. Le barche sono laggiù, dall'altra parte. Dobbiamo salire in strada e fare il giro. Ok, andiamo. Yara. Resta sul molo. Cerco una barca e posso prenderti. No, posso aiutarti. No, no, no. Faccio io. Sta giù! Ma che cazzo? Manny! Sei da sola? Sì. Merda. Quel cecchino è un professionista. Che ci fai qui fuori? Le barche. Stanotte l'obiettivo era l'isola. Poi è arrivato questo pendente. Ho mandato a chiedere aiuto. I soccorsi stanno arrivando. In teoria. Mi serve una barca. Adesso. Che? Poi ti spiego. Beh, allora aiutami a far fuori sto tizio. D'accordo. Da giù! Ha fatto fuori la mia squadra. Tranquillo, non ci scappa. Rosi del cazzo. Quali intu? Da nulla negli ultimi giorni. E ci hanno presi di mira. Perché? Lo so. Vai, vai! Sì.
vado! Muoviamoci! E adesso? Ehi, di qua! Cinganos. Vado a andare. Merda. Ok, qual è il tuo piano? Andiamo in quel garage. Usiamo questo come scudo. Io ti seguo. Vai! Il carrello è a pezzi! Dobbiamo andare! Vai, vai! Sono bravo! E come? Forse dovremmo seguirlo, invece di andare sull'isola. Assurdo sia ancora previsto. Forse sta succedendo ora. Merda. Manny. Tira verso di noi. Preparati. Ok, vado! Lo so! Gambler! Ah!
l'ora di beccare il bastardo. Abby, qui! Non può essere lontano. Giù! Al diavolo! Ehi! E sta spinge morto! Eccolo là! Tienilo impegnato! Costringiamolo a uscire. Ok. Per ora. Manny.
bene? Abby? Sì. Tu? Sì. Ma chi era? Merda. Non importa. Prendiamo l'Abby e torniamo all'acquario. Forza, prendiamo la barca. Dove ora? Vieni. Dove sono tutti? Niente guardie. Non usano quest'area degli isolati. Guarda, la barca di lei. Dobbiamo raggiungerla. Sai dove sta andando? A casa. Vuole trovare nostra madre. Quanto è lontana? È sull'altro lato. Merda. E la vostra gente? Conosco due secondari. Non ci vedranno. Sicura che i lupi attaccheranno stanotte? Sì. Me l'ha detto il mio amico. Vogliono usare la tempesta come copertura. A meno che Isaac cambi idea. Il tuo capo, Isaac, che cosa vuole? Mettere fine alla guerra. Ma a quale costo? Ormai è pronto a tutto. Di qua. Pensi di poterti arrampicare? È la via più veloce. Abby! Faccio scorta. Non si sa mai. Conosci? Li ho visti in giro. Mi dispiace. Per i tuoi amici. Era destino. Abby, perché ci stai aiutando? Me l'ha chiesto anche lei. Perché non meritate tutto questo. E poi ne avevo bisogno. Dovevo farlo. Oh, è il vostro villaggio. No, quello è
Il nostro è nell'entroterra. Oh no. Che succede? È il segnale d'allarme. La tua gente è qui. L'intera isola è in allerta. Dobbiamo sbrigarci. Accidenti, Isaac. Passiamo dal campo dei taglialegna. Seguimi. Quante persone vivono qui? Un migliaio. Quanti soldati? E che hanno la mia parte giusta. Cosa faranno gli altri quando arriverà la mia gente? Alcuni scapperanno, i più combatteranno. Ok. Dove sono tutti? A combattere. Che la sua luce ci guidi nella tempesta. Quando ti perdi nell'oscurità, cerca la luce. Che cos'è? Una frase che diceva mio padre. Dobbiamo arrivare lassù. Portatele al rifugio! Presto! Si mette male. Come usciamo da qui? La porta sarà chiusa. La segheria. Il grosso edificio a destra con le torce. Da lì si esce? Sì. Va attraversato. Perfetto. Andiamo. Isoliamo il campo!